Allora, facciamo il caso più semplice. Supponiamo, teorema. Sia a con n limitato, contenuto in R limitato. Allora, due punti. Allora, primo fatto, lambda è uguale al massimo limite o lim sup degli a con n se e solo se valgono le seguenti due proprietà caratteristiche. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è minore di lambda più epsilon. Quindi sembrava proprio quello di limite, tranne per il fatto che invece di avere due disuguaglianze abbiamo una disuguaglianza sola. E però qua ne abbiamo un'altra proprietà: per ogni epsilon maggiore di 0 esiste per ogni ni esiste n maggiore o uguale di ni tale che a con n è maggiore di lambda. E questa è una. Poi lambda piccolo è uguale al minimo limite degli a con n se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è maggiore di lambda piccolo meno epsilon. E l'altra è per ogni epsilon maggiore di 0 per ogni n, per ogni ni appartenente a n, quando scrivo a n e ni sono sempre numeri interi, numeri naturali, tali che per ogni ni esiste n maggiore di, o uguale di ni, tale che a con n sia minore di lambda piccolo più epsilon. Allora, prima di dimostrare questo teorema, vediamo un attimo il corollario. Il limite di a con n esiste, diciamo, esiste il limite di a con n se e solo se lambda grande è uguale. Se solo se il minimo limite è uguale al massimo. Qua stiamo parlando di numeri reali, la successione è limitata. Quando la successione è limitata, il massimo limite non può superare il limite dall'alto, il bound dall'alto, e il minimo limite non può superare il bound inferiore. Lo chiamo bound all'inglese perché se noi lo chiamiamo limite, insomma, si crea confusione. Allora, dimostriamo prima il corollario, questo lo facciamo a parole perché è talmente ovvio che... Se esiste il limite, che vuol dire? Se esiste il limite, allora, prima di dimostrarlo, rileggiamo quello che abbiamo scritto, la tesi del teorema, un po' più a parole e un po' meno, diciamo, in forma. Il massimo limite vale lambda grande quando? Quando? Qua c'è scritto che la successione deve, diciamo, io fisso epsilon maggiore di 0, la successione deve essere sempre, diciamo, non sempre, definitivamente minore di lambda grande più epsilon. Per ogni epsilon la successione definitivamente
definitivamente, vedete? Scende sotto la lambda grande più epsilon. Invece sopra la lambda grande meno epsilon quando ci va, quante volte ci va? Frequentemente. Questo è definitivamente, questo invece è frequentemente. Quindi qua ci va da un certo punto in poi, qua ci va per infiniti indici, ogni tanto ci deve andare. È chiaro? Per il minimo limite le cose si invertono. Definitivamente deve essere maggiore di lambda piccolo meno epsilon, frequentemente deve essere minore di lambda piccolo più epsilon. Quindi, come vedete, se riesco a dimostrare questa caratterizzazione, entrambi i concetti sono un indebolimento della definizione di limite. Nel caso della definizione di limite, cosa succede? Non succede definitivamente tutto e tutto. Se le scrivo separatamente non c'è problema, anche se scrivessi per ogni epsilon esiste ni, anche se ni non è lo stesso di sopra, uno sarebbe ni 1, l'altro sarebbe ni 2, quando prendo il massimo tra ni 1 e ni 2 varrebbero tutte e due le disuguaglianze, le metto insieme e otterrei che a con n sarebbe compreso tra lambda grande meno epsilon e lambda grande più epsilon. È chiaro? Quindi è evidente che se esiste il limite questo è uguale a lambda grande, perché definitivamente è meglio di frequentemente. Ma se esiste il limite deve essere anche uguale a lambda piccoli, sempre perché definitivamente è meglio di frequentemente. Io, diciamo, andando sul massimo e minimo limite, diciamo, ho indebolito una delle due parti della definizione di limite. Quindi se esiste il limite è uguale a lambda grande, il limite è uguale a lambda piccolo, quindi lambda grande è uguale a lambda piccolo. Viceversa, se lambda grande è uguale a lambda piccolo, allora qua ci metto lambda grande, allora cosa scopro? Queste due le ignoro completamente, scusate, queste due le ignoro completamente. Prendo queste due. Allora, cosa trovo? Definitivamente la successione è minore di lambda grande più epsilon. Ma definitivamente la successione è pure maggiore di lambda grande meno epsilon. Se lambda piccola e lambda grande le metto insieme e scopro che definitivamente la successione è compresa tra lambda grande meno epsilon e lambda grande più epsilon. E quindi, se lambda grande è uguale a lambda piccolo, scopro che la successione ha limite e questo limite è uguale a questo valore qua. Fine della dimostrazione corollaria. Quindi, diciamo, esercizio scrivere la dimostrazione corollaria. Io stavolta l'ho detta a parole, ma insomma, mi sembra veramente un esercizio. L'ho pure detto. Allora, dobbiamo adesso dimostrare il teorema. È chiaro che per questione di analogia e simmetria, non è che le dimostro tutte e due, dimostro solo quello per il massimo limite, poi in maniera analoga funziona quello per il minimo limite. Ok, che va da sinistra verso destra. Allora io so che lambda è uguale al massimo limite degli agonelli, quindi so che questo è uguale all'estremo inferiore su k dei pi con k, che è uguale anche al limite k di p con k. P con k lo scrivo qua, è l'estremo superiore per n maggiore o uguale di k degli a con n, e vi ricordo che è una successione non crescente. Ok?
Adesso io sia epsilon maggiore di 0, dico esiste un indice ni tale che se n è maggiore di ni, allora b con n è compreso tra lambda grande meno epsilon e lambda grande. Ok? Oppure lo vogliamo, siccome l'avevamo chiamato K, chiamiamolo K, tanto non è. Non è vabbè, no, chi sarà B con N? Chi è B con N? È l'estremo superiore per H maggiore o uguale di N per diagonale. Oh, dovete imparare che quando faccio un'operazione l'indice che mi dà questo, che viene saturato in questa operazione, è un indice mutuo. Posso chiamarlo, cioè, come mi pare. E a quel punto, prima era, l'abbiamo dovuto chiamare K, quello, questo qua, quello che non era mutuo, perché l'indice mutuo era proprio N. E quindi abbiamo dovuto chiamare K. Se questo indice che non è mutuo lo chiamiamo N, allora l'altro dobbiamo dare un altro nome, per forza. Ma non è che cambia la definizione in qualche modo. Qua sto scrivendo, sto utilizzando che questo limite fa lambda. Definizione di limite. Prendo epsilon, da un certo punto in poi gli elementi della successione, quella successione lì, devono essere definitivamente complessi da lambda meno epsilon e lambda epsilon. Ok. Quindi B con N è maggiore o uguale a D con N. Quindi, da questa disuguaglianza cosa segue? Quindi, se n è più grande di ni, a con n è più piccolo di p con n, è minore di lambda più epsilon. Il b con n, ogni b con n è un maggiorante di tutti gli a con h con l'indice superiore a n, ma in qua, maggiore o uguale di n. Quindi, in particolare, deve maggiorare anche a con n. E allora, se prendo a con n è più piccolo di b con n, ma b con n è più piccolo di lambda più epsilon, e quindi cosa ho scoperto? Ho scoperto che vale questa disuguaglianza. Definitivamente questa è la minore di lambda grande più epsilon, a con n è sempre, questo non definitivamente, proprio sempre, minore qua di b con n, e quindi è definitivamente pure lui minore lambda grande più epsilon. Ok. Adesso dico, sia ni appartenente a n, allora io prendo, scusate, qua chiamiamolo mu appartenente a n, mi appartenente, abbiamo chiamato altro, abbiamo chiamato ni, abbiamo detto non, se dico nu devo dire mu, se dico ni devo dire perché prendo un altro nome, perché là ni l'ho già usato per non creare confusione. Allora prendo il massimo, prendo ni 1 il massimo tra mu, tra mi e ni. Ok? Poi vado a prendere b con l'indice ni 1. Questo b con l'indice ni 1 ha l'indice almeno pari a ni di sopra, quindi vale anche la disuguaglianza di sinistra, quindi è maggiore
di lambda meno epsilon. Ok? Ma chi è B con l'indice N1? B con l'indice N1 è l'estremo superiore per N maggiore o uguale di N1 degli agon N. E so che questo estremo superiore è maggiore di lambda grande meno epsilon. Quindi che vuol dire? Chi è l'estremo superiore? Il minimo dei maggiorandi. È maggiore di questo, quindi questo non è un maggiorando. Quindi che significa? Quindi questo vuol dire che esiste un n più grande di n1, che a sua volta era più grande di mu, tale che a con n è maggiore di lambda grande meno epsilon. Allora, arrivato a leggere quello che ho dimostrato, ho detto sia epsilon maggiore di 0, poi ho detto sia mi appartenente a n, quindi per ogni epsilon, per ogni mi, esiste un indice n più grande di mi, tale che a con n è maggiore di lambda meno epsilon, che è esattamente la proprietà che sta scritta sotto. Invece di usare ni ho usato mi, ma è la stessa cosa. È chiaro? Quindi ecco qua, questo ragionamento è un attimo più delicato, più complicato, quindi ripetetelo fino a che non me ne convincete. Adesso, quindi con questo io ho dimostrato che se lambda è uguale al massimo limite valgono entrambe queste proprietà. Andiamo a vedere il vice verso. Ho bisogno di cancellare la lavagna. Andiamo a vedere il viceversa. Quindi allora, stavolta io so che valgono queste due proprietà, cioè devo dimostrare che il massimo limite fa lambda. Allora, io cosa so? Cominciamo a vedere la prima proprietà. Per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un ni tale che se n è più grande di ni, allora a con n è sempre minore di lambda grande più epsilon. Ma adesso se faccio b con ni, questo che vuol dire? Se faccio b con ni, questo che è l'estremo superiore per n più grande di ni di agon n, se n è più grande di n sono tutti minori di lambda grande più epsilon, quindi anche quando passo all'estremo superiore questo estremo superiore risulta minore o uguale di lambda grande più epsilon. Mi raccomando, qua ci può uscire anche l'uguale. Io ho fatto estremo superiore di questi sono tutti più piccoli di lambda grande più epsilon, questo vuol dire che lambda grande più epsilon è un maggiorante, quindi vuol dire che il minimo dei maggioranti non supera lambda grande. È chiaro? E questo mi dimostra, e siccome questo vale per ogni epsilon maggiore di 0, questo mi dice che il massimo limite degli agon n, il massimo limite degli agon n chi è? Il limite di con i, il limite della successione b con k. La successione b con k va a scendere, va a non salire, non crescente. Se b con i, facciamo un passaggio intermedio, quindi questo mi dice che b con n è minore o uguale di lambda grande più epsilon per ogni n maggiore o uguale di mi. Questo che vuol dire? Che il massimo limite degli agon n è più piccolo di lambda. In verità qua ci sarebbe un altro passaggio, sarebbe minore o uguale di lambda più epsilon per ogni epsilon. Ma minore o uguale di lambda più epsilon, epsilon abitare lo faccio tendere a 0, e quindi vuol dire che il massimo limite viene... Quando passa al limite qua adesso?
faccio il limite, questo ascende, il limite di questo può superare la metà del pi epsilon? No, quindi il massimo unito della successione, il limite di questo è il massimo unito della successione. Se il massimo unito della successione non supera l'onda grande più epsilon, e se epsilon è arbitrariamente piccolo, diciamo è arbitrario positivo, allora da quello si deduce questo. Adesso io dico, per ogni epsilon maggiore di 0, per ogni ni esiste un n maggiore di ni tale che a con n è maggiore di lambda grande meno n. Questo che cosa mi dice? Che l'estremo superiore, che per ogni ni l'estremo superiore, se adesso faccio l'estremo superiore per n maggiore o uguale di ni di a con n, che vi ricordo essere b con ni, questo è maggiore di lambda grande meno epsilon. Per quale motivo? Allora, quando faccio l'estremo superiore di questi, qua c'è scritto che se parto da ni, almeno uno con l'indice successivo è più grande di lambda grande meno epsilon. Ma quando io faccio l'estremo superiore, cosa prendo? Li prendo tutti. Quindi se almeno uno di questi è più grande di lambda grande meno epsilon, il loro estremo superiore risulta maggiore di lambda grande meno epsilon. E questo vale per qualunque ni. A questo punto, questo che mi dice, il tutto vale sempre per ogni epsilon maggiore di 0, ogni epsilon maggiore di 0 l'ho scritto solo una volta per non ripeterlo tutte le volte. Questo che vuol dire? Vuol dire che adesso il massimo limite di a con n, che è uguale al limite quando faccio tendere ni a più infinito di b con ni, è maggiore o uguale di lambda meno epsilon. Cioè adesso questo è b con ni, b con ni è arbitrario, quindi ni può valere tutti i valori naturali possibili, quindi fate tendere ni a infinito, questo tende al massimo limite, di qua c'è lambda meno epsilon, quando passo al limite l'unica cosa che può peggiorare è che il maggiore può diventare maggiore o uguale. Per il resto, teorema del confronto. Io lo so che il limite di questi esiste. A questo punto, tenendo conto del fatto che tutto quello che abbiamo scritto vale per un arbitrario epsilon positivo, siccome insomma questa disuguaglianza deve essere vera qualunque sia epsilon, epsilon faccio tendere a 0, tutto il resto non si muove, quindi ottengo che il massimo limite degli agonenti è pure maggiore o uguale a. Quindi semplicemente è vero, non è proprio facilissima questa dimostrazione, almeno per uno studente alle prime armi, però in realtà non si tratta altro che di scrivere le proprietà e fare la dimostrazione. Questo è il tipico esempio di dimostrazione che vi insegna, se ci riuscite a capirla, vi insegna a ragionare con i per ogni, con gli esiste e con il ragionamento matematico, perché qua è un po'. C'è un po' una piccola matassa intricata, la dovete dipanare. Ok? Quindi torniamo un attimo dal punto di vista teorico. Dal punto di vista teorico invece l'enunciato di questi teoremi si ricorda molto facilmente. Molto facilmente. Come abbiamo fatto a partire epsilon 0 se epsilon è maggiore di 0? Allora qua posso dire, supponi che lambda sia 3, allora qua c'è un numero fisso, sì. Tu sai che questo numero è maggiore o uguale di 3 meno epsilon, per ogni epsilon, quindi è maggiore o uguale di 2,9, maggiore o uguale di 2,99, maggiore o uguale di 2,999, deve essere maggiore o uguale di 3 o no? Sì. Nel senso, qua c'è un numero fisso, qua c'è una
questo numero fisso è un maggiorante di tutte queste quantità. Qual è l'estremo superiore di queste quantità? Lambda. Quindi, siccome il minimo dei maggioranti è più piccolo di un maggiorante qualunque, si può togliere epsilon. Normalmente si dice, faccio questo procedimento di togliere l'epsilon, però noi non usiamo sempre il riferimento all'estremo superiore. Per quale motivo? Perché ogni volta è piuttosto lungo e tedioso dire questo numero è un maggiorante di lambda grande meno epsilon per ogni epsilon, quindi deve essere anche un maggiorante di lambda, perché lambda è il minimo dei maggioranti. Diventa pesante. Allora, immagina per esempio che questo sia tra gli epsilon, posso mettere 1 su n? Ok, quindi posso prendere maggiore di lambda meno 1 su n. Allora adesso fai tendere n a infinito, questo tende a lambda, questo rimane quello che era perché era una costante, quindi deve essere anche maggiore o uguale di lambda. Il che naturalmente in questo caso abbiamo preso epsilon in una successione, ma anche quando faremo il limite di funzione, perciò si dice faccio tendere epsilon a 0, perché anche quando avrò una costante e una funzione, questa è la funzione epsilon, come diciamo che dipende da epsilon, lambda meno epsilon, quando faccio tendere epsilon a 0, la disuguaglianza deve valere ancora, perché il teorema della permanenza del segno vale anche per le funzioni, e quindi avrò a sinistra sempre quella costante e a destra avrò lambda. Quindi questo è stato un riflesso di quella cosa lì, quindi correttamente la dovevo spiegarlo in quest'altro modo, diciamo più correttamente, però la dimostrazione sempre è valida. Allora, dicevo che l'enunciato di questi teoremi è facile, cioè si tratta semplicemente il massimo limite e il minimo limite. Adesso tiriamo un po' i fili di tutta la faccenda. Da una parte sono stati fatti tramite operazioni di estremo superiore e estremo inferiore, quindi non sono operazioni facili per noi, diciamo alla fine poi ci rimangono più, molto più in testa le operazioni di limite, ok? Però il problema è che il limite, la successione, non è che esiste sempre. Invece noi facendo quelle operazioni, diciamo l'una dentro l'altra, di ZUF e DINF, abbiamo prodotto un numero, per esempio il massimo limite. Questo numero in realtà è quasi il limite, cioè ha quasi le stesse proprietà del limite, soltanto che se le andiamo le abbiamo dovute dimostrare. Ma una volta dimostrate abbiamo scoperto che mentre per quanto riguarda il limite, se il limite era L, la successione era compresa tra L definitivamente tra L meno epsilon e L più epsilon, qua che cosa succede? Che la successione deve essere definitivamente minore di lambda più epsilon e frequentemente maggiore di lambda meno epsilon. Viceversa, per il minimo limite succede il contrario, cioè la successione deve essere definitivamente maggiore di lambda piccolo meno epsilon e frequentemente minore di lambda piccolo più epsilon. Quindi è chiaro che queste proprietà non sono bellissime da scrivere, perché si devono scrivere su due righe separate, però o il limite, allora c'ho due proprietà, diciamo quelle due proprietà vengono scritte insieme su una sola riga e però devono valere entrambe definitivamente, e però il limite non sempre esiste. Viceversa, se indebolisco una delle due disuguaglianze, che invece di valere definitivamente valga solo frequentemente, allora sono sicuro che la corrispondente quantità, sia essa minimo limite o massimo limite, esiste sempre. Quindi questo è il trade-off. Se vado col minimo limite e massimo limite, quelle esistono sempre, però le proprietà si scrivono in maniera un po' più un po' meno bella, diciamo, che per quanto riguarda il limite. Se invece ho il limite ha qualcosa in più del massimo limite come proprietà, cioè una proprietà più stringente il massimo limite, proprietà più stringente il minimo limite, se esiste, coincide, esiste se solo se coincide con massimo e minimo limite, ma il problema è che non esiste sempre. Infatti massimo e minimo limite non è detto che debbano per forza coincidere. Ok, adesso queste caratterizzazioni si
modificano un po' qualora la successione non sia limitata, si devono scrivere in maniera diversa. Adesso, per non introdurre confusione, non le scrivo neanche. Quello che rimane vero è il corollare. Il corollare rimane vero anche per le successioni non limitate, cioè quand'è che una successione ha limite? Se e solo se il massimo limite coincide col minimo. E ovviamente il massimo limite è sempre più grande del minimo limite. Quindi, per esempio, cerchiamo di capirci: se il massimo limite della successione fa meno infinito, che fa la successione? Diverge a meno infinito, perché se il massimo limite fa meno infinito, il minimo limite è non più grande, quindi deve fare meno infinito pure lui, e allora il limite farà meno infinito. Se il minimo limite fa più infinito, la successione diverge a più infinito. Poi ci sono anche tutti gli altri casi, per esempio il minimo limite fa meno infinito, il massimo limite fa più infinito, che vuol dire? La successione non è limitata né da sotto né da sopra. Minimo limite fa 0, il massimo limite fa più infinito, la successione non è limitata superiormente, però è limitata inferiormente. Infatti il minimo limite in questo caso, c'era una successione che avevamo che il minimo limite faceva 0 e il massimo limite faceva più infinito. È chiaro? Però il corollario rimane sempre vero, cioè abbiamo sempre minimo limite sotto, massimo limite sopra, e il limite esiste se e solo se questi due numeri sono uguali. È chiaro? Poi magari vediamo qual è la scrittura di queste proprietà caratteristiche di minimo e massimo limite per le successioni, ma non lo vediamo adesso, o forse non so neanche se lo vediamo in seguito, perché... potete provare a farlo per esempio. Se non ci riuscite, non lo vediamo. Adesso vediamo se ci abbiamo un quarto d'ora, mi serve. Abbiamo giusto 13 minuti più recupero. Tanto posso recuperare, perché pure che finisco alle 1.05, poi magari iniziamo alle 2.05. Siccome dopo pranzo siamo sempre noi. Allora, adesso dobbiamo andare a dare la definizione di successione estratta. Allora, la premessa è, avete, cominciamo con una premessa, non parlando di successione. Allora, prendiamo la funzione da R in R, se siete un po' più abituati. Allora, prendiamo f di x uguale seno di x, poi prendo g di x, sempre g da R in R, uguale x quadro. Allora, la funzione g, quando il codominio di una funzione, per esempio della f, è contenuto nel dominio della g, si può definire quella che si chiama funzione composta o prodotto di composizione, g composto f di x. Questa qui per definizione è uguale a g di f di x per ogni x appartenente al dominio della f. La situazione generale, abbiamo f da x in y e g da y in z. Quindi il codominio della f deve essere uguale o comunque contenuto nel dominio della g. Qua, siccome dominio e codominio sono sempre r, io posso, nel caso del mio esempio, posso sia definire g composto f, ma posso anche definire f composto g. Ok? Vabbè, nel caso dell'esempio è inutile specificare domini e codomini, tanto sono tutti uguali. Ok. Adesso vorrei sapere, nel caso dell'esempio, quanto fa questo e quanto fa questo?
Cominciamo con G composto F. La definizione sta scritta lassù. Devo prima applicare la F e poi al risultato della F devo applicare la G. Quindi quando mi viene? Quindi sei in quadro di X. È chiaro a tutti questo discorso? Se non è chiaro andatevi a ripassare i precorsi, perché questo è fondamentale. F di X, 0 di X, G di qualunque cosa dentro è qualunque cosa al quadrato, quindi G del suo argomento è l'argomento al quadrato. Allora se al posto dell'argomento ci metto 0 di X devo fare 6 in quadro di X. Tanto è vero che qua, allora la notazione qual è? Quando io indico una funzione, per esempio di variabile reale, e scrivo F di X uguale sen X, dicendo che sto studiando la funzione seno, questa è una notazione impropria, una notazione che non va bene, teoricamente. Perché non va bene? Perché qua non è mai chiaro se x varia e allora sto considerando tutta la funzione, o invece se x è stato specificato allora sto considerando il valore di un punto. Teoricamente è così. Perché se x, allora io dovrei scrivere ogni volta per ogni x appartenente a r, per ricordarmi se si tratta di una funzione. Oppure scrivo è stato fissato x per essere sicuro che si tratta del valore di un punto. Allora, se uno volesse essere sofisticato, qua ci mette un bel punto, che un punto non può essere un valore preciso, no? Allora, la funzione seno è questa qua. In matematica alcuni usano questa notazione qua per dire la funzione seno. Quando scrivono seno di x è un valore. È chiaro che nel 99% dei casi si scrive f di x uguale seno x e basta, senza stare a sindacare più di tanto, perché dal contesto, da quello che diciamo prima e dopo, è chiaro se stiamo a parlare di un valore della funzione o se stiamo a parlare di tutta la funzione. È chiaro? Però, volendo, dovete capire che se f di x fa sen x, f di Pippo fa seno di Pippo. È chiaro? Cioè, qualunque nome ci metta l'argomento, f di x fa sen x, f di y fa sen y, f di t fa seno di t, f di Macedonia fa seno di Macedonia. Basta che Macedonia stia nel dominio del seno. È chiaro? Quindi, nel momento in cui al posto di f di x metto seno di x, g di seno di x è il quadrato di seno di x. Quindi seno quadro di x. Viceversa, se io voglio fare f composto g, cosa mi viene? Che non è la stessa funzione di sopra. Quindi se in quadro di x e seno di squadro sono g, una è g composto f, l'altra è f composto g, quindi il prodotto di composizione non è commutativo. Prima di tutto non è commutativo perché qua dominio e codominio sono tutti uguali, ma in generale se io voglio applicare prima g vado da y in z, e allora se poi voglio applicare f devo sapere che z è contenuto in x, quindi cambiano completamente dominio e codominio. Quindi magari un prodotto di composizione si può fare, l'altro prodotto di composizione magari non si può fare. È chiaro? Quindi va bene. Ok, adesso andiamo al discorso delle successioni. Abbiamo perso buona parte dei nostri 13 minuti. Ce ne abbiamo 5. Cominciamo. Diamo almeno la definizione di successione estratta. Allora, qui abbiamo un'applicazione f, fi, anzi, da n in n, fi di n, quindi questa è una successione, semplicemente fi di n è una successione di numeri naturali e pretendo che sia crescente. Quindi abbiamo fi di 1 minore di fi di 2 minore di fi di 3, eccetera. Poi abbiamo una successione, vi ricordo che una successione A non era altro che una applicazione da n in R, almeno una successione di numeri reali, dove A con n era un'abbreviazione per A di n. Okay.
Quindi se io adesso questa variabile di n è contenuta in R, è una successione di un'idea. Adesso cosa posso fare secondo voi? Posso fare φ composto A o posso fare A composto φ? A composto φ. Oh. Il codominio di φ è uguale al dominio di A e quindi posso applicare prima φ e poi A e si scrive A composto φ. A composto φ, da dove va a dove va? Parte da n e arriva a r. A composto φ di n. Chi è? È A di φ di n, che nella nostra notazione abbreviata per le successioni si indicava con A con l'indice φ di n. Ok? Allora, questa qui è la definizione di fusione di successione estratta. Quindi la successione A con l'indice φ di n al variare di n appartenente a n, dove φ è un'applicazione crescente da n in n, e quella si chiama successione estratta da A con n. Allora, cerchiamo di capirci, mettiamo dei valori. Supponiamo che questa era 2, questa era 5, questa era 6, poi φ di 4 era 9. Allora, i primi elementi. Allora, la successione originale era A con 1, A con 2, A con 3, A con 4. E così via, quindi aveva tutti gli A con n. Questa era A con n, no? Questi erano i primi elementi della successione. Nel caso, questo per la successione A, A con n. E per quanto invece riguarda A con φ di n al variare di n, quali sono i primi elementi della successione? A con φ di 1. Cioè, in questo caso, stiamo parlando dell'esempio. A1. No, quale 1? A2. A5. A6. A9. Quindi, l'idea qual è? L'idea è che io prendo la stessa successione di prima, ci tolgo un po' di elementi. Quanti ne tolgo? Ne posso togliere 1, ne posso togliere 2, ne posso togliere 50, ne posso togliere anche infiniti. Però me ne devono rimanere un numero infinito, se no come la vado a fare la nuova successione? Allora, quelli che rimangono, gli indici, sì, e quindi conseguentemente gli elementi della successione corrispondenti a quegli indici. Quindi quelli che rimangono, φ di n, chi sono? Sono gli indici di quelli che rimangono. Quindi questo qua è un esempio, eh? Qui stiamo lavorando su un esempio. Quindi io ho rimosso, ripeto, la successione e la funzione non erano insieme, però immaginate di avere dentro un sacchetto tutti gli elementi della successione messi in fila. In questo sacchetto, diciamo, rimuovete A con 1, rimuovete A con 3, rimuovete A con 4, rimuovete A con 7, rimuovete A con 8, cosa rimane? Li rimettete in ordine, sono rimane A con 2, A con 5, A con 6, A con 9, in ordine di indice. E quindi avete tolto un po' di elementi della successione dal vostro sacchetto, lasciandone altri. Oppure, visto al contrario, ne sto estraendo infiniti, ogni volta però devo estrarre un diciamo, se ne viene fuori uno che c'era l'indice minore a quella di prima, lo butto via. Quindi prima, che ne so, mi è venuto A con 2, poi metto la mano, mi viene A con 1, allora lo butto via. Allora, poi ne estraggo un attimo, mi viene A con 5, e così via. Quindi devo fare in modo che gli indici siano strettamente crescenti. E in questo modo, è proprio perciò si chiama successione estratta, perché l'idea è che io estraggo
dalla sequenza di indici 1, 2, eccetera, solo alcuni, una nuova sequenza di indici, che possono anche essere quelli di prima, ma posso anche scartare un po' di indici, ma la nuova sequenza di indici pure mi dà luogo a una nuova successione. Questa nuova successione si chiama successione estratta. Insomma, la definizione precisa è quella che abbiamo appena dato. Ok? Allora, diciamo, casomai finiamo un minuto prima. Sta telefonando, lo spendo nel momento giusto. Va bene, quindi abbiamo finito l'una precisa. Alle due dobbiamo vedere un'ultima cosa, un ultimi 10-15 minuti di teoria. Cioè dobbiamo vedere che quando passiamo da una successione a una successione estratta, il massimo limite non aumenta, il minimo limite non diminuisce.